night Trovati in diretta Chiacchiere e Caffè, buon lunedì, buon inizio di settimana. Come sempre nel nostro salotto ogni giorno si succedono vari ospiti per raccontarci per approfondire con noi varie tematiche dal mondo della, della cultura, del sociale, del volontariato, del mondo dell'economia, dello spettacolo. Quindi davvero molto vario. Il nostro chiacchiere e caffè oggi eh, ci occupiamo in prevalenza di temi sociali e lo facciamo in questa prima parte. Parte con eh, Fabio Tesser e eh, Don Eddy Savietto eh, diciamo delle parrocchie di, eh, di Treviso. Fabio Tesser educatore della cooperativa Servire e Don Eddie invece è vicario parrocchiale alla cattedrale di Treviso, al Duomo e anche un po' il coordinatore delle eh, parrocchie del centro, diciamo delle, eh, degli operatori di strada delle parrocchie del centro. Allora, con, intanto benvenuti Grazie, <ride> e ben, ben trovati davvero. Con voi vogliamo un po' eh, chiacchierare e poi far conoscere anche ai nostri telespettatori la Notte dei Senza Dimora, che è un'iniziativa eh, mondiale, eh, un'iniziativa che poi a livello nazionale ha preso piede negli ultimi 12 anni soprattutto, che nasceva, Fabio se vuoi fare un cenno, nasceva poi da un'esperienza europea in realtà eh, che coinvolgeva proprio gli operatori di strada, chi aveva a che fare poi con i Senza Dimora, con i Senza Tetto e che culminava in una notte all'addiaccio un po'. Poi, appunto, è diventata la notte dei senza dimora. Sì, beh, in Italia eh, si rifà eh, dal 2000, eh, alla giornata del, dell'ONU dei Senza dimora. Eh, no, dei senza dimora, la giornata contro la povertà. Contro la povertà, Poi nelle città dove c'è una grossa presenza di senza dimora, c'è anche un, uh, un, un lavoro. Città, insomma, sì, in Roma, un grosso, soprattutto. Sì, eh. c'è anche un grosso lavoro di. di, 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 di di servizi sociali e dove anche i senza dimora si sono autogestiti alcuni certo. servizi in modo particolare per esempio i, i giornali e specie nelle città dove ci sono i giornali Milano, Roma, Scarpa da tennis e quei giornali ormai storici giornali gestiti proprio dai, sì, sì. dai senza dimora dove loro scrivono, scrivono li vendono e distribuiscono a un pezzo simbolico le stazioni e il ricavato serve per mantenere il giornale ma anche per avere un po' di, di soldi per le loro necessità e in queste città nel 2000, eh, qualcuno, volontari prevalentemente, hanno deciso di, di, di fare questa proposta della notte di senza dimora. E, ormai ha preso piede, eh, è aumentata. L'anno scorso credo che ci fossero più di, di una dozzina di, di città e. E poi siamo arrivati noi. E poi siete arrivati voi. Mm. Il 17 appunto di eh, ottobre sarà la giornata mondiale proclamata dall'ONU. Voi avete scelto di fare sabato 13. Stiamo vedendo anche proprio la locandina che avete realizzato per la notte dei senza dimora trevigiana, in questo caso, di cui poi parleremo nel dettaglio. L'avete anticipata al sabato un po' per dare modo anche forse ai più giovani e ai ragazzi di parteciparvi, no? all'associazionismo anche. Sì, sì. Quest'anno quest tra l'altro il gruppo. È... Viceversa l'anno scorso c'è un gruppo che ha organizzato e il gruppo ha proprio deciso di coinvolgere i più piccoli, i più piccoli, i sedicenni, quindi i gruppi scout, i gruppi delle parrocchie, e, perché comunque l'obiettivo della giornata è sensibilizzare. Certo. L'anno scorso è stato un po' così da pionieri, quest'anno invece abbiamo dei. Siete più strutturati? No? Sì, abbiamo avuto alcune spostiamo, diamo l'opportunità anche ai più piccoli di star fuori il sabato sera, e, perché altrimenti sarebbe stato un mercoledì. Perché l'obiettivo finale è anche la proposta di dormire fuori certo, realmente, certo, stare in strada con certo. il Senza Di Mola? Don Eddie, è nata una vera e propria rete di coordinamento della Notte dei Senza Di Mola che coinvolge anche molte altre associazioni in realtà del Trevigiano, non solo le parrocchie, quindi e la cooperativa, che sono, segue l'operato poi degli operatori di strada eh, trevigiani. Sì, eh, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, eh, fortunatamente c'è stato un coinvolgimento anche di tante altre associazioni che eh, daranno una mano per questa notte, in realtà anche con un altro obiettivo che è quello di mh, poi coordinarci ed offrire una possibilità di affrontare l'emergenza freddo che sicuramente eh, avranno bisogno questi senza tetto, insomma di un aiuto. Certo. Quindi adesso l'elenco. Una sorta di prevenzione, insomma, <coughs> ecco, una, un lavoro che sia più strutturale e non sia poi finalizzato alla notte che è indubbiamente una... Uh, un modo anche per denunciare, già è un gesto esattamente, mm. ma che sia poi un lavoro proprio di, di, di prevenzione. Io direi ci fermiamo un attimino perché così capite anche mh, che cosa è stata l'anno scorso, la notte dei Senza dimora. L'avevamo seguita con un servizio che poi era andato in onda nel programma Camper che lo scorso anno raccontava un po' le attività delle varie diocesi, dei territori diocesani e eh, proprio anche con Fabio stesso, che aveva un po' coordinato la, la nottata, eh, cerchiamo di far. Capire quali sono poi gli obiettivi e come si era organizzata l'anno scorso. Vediamo. C'è anche un'altra umanità. Dietro se non lascerà, né c'è un menti. La crisi negli ultimi anni ha portato all'aumento anche dei senza tetto, un po' in tutto il mondo. Uno sfratto, una tensione familiare, la perdita del lavoro, la malattia, l'isolamento, trasformano una vita normale in persone sole, sprovviste di tutto. Gli operatori di strada delle 32 parrocchie del centro e zone limitrofe hanno quindi voluto organizzare la simbolica Notte dei senza dimora. Il, il lavoro che facciamo è tanto: l'anno scorso abbiamo contattato. Un 2000 ragazzi, con 800 di loro ci siamo messi in relazione. Relazione significa che ci conosciamo, ci conoscono, sanno che possono venire da noi, noi sappiamo dove sono. E l'altra cosa interessante è che abbiamo fatto eh, più di 300 incontri incontrando 5000 adulti, e questa è un'altra. Una cosa importante e l'incontro di stasera, cioè l'evento le, di stasera rientra su questo che è sensibilizzare a, a dei temi. Il tema di stasera è legato alla, alla giornata della, della, della povertà e abbiamo deciso con, eh, con i preti di, di, di fare questo eventino dove condividiamo con loro, ma è una cosa che facciamo sempre: eh, gli aperitivi sociali con i ragazzi nei luoghi dove si trovano. E questa sera abbiamo condiviso la cena e condivideremo anche. Il, la notte fuori qui sacco a pelli. Circa 20, senza dimora, che si sono radunati di fronte alla chiesa di San Martino, in pieno centro, storie come quella di Georg, romeno, 44 anni, da 8 in Italia, arrivato con un contratto edile e disoccupato da un anno, senza fissa dimora. Daniele, invalido civile, ex tossicodipendente, dopo la comunità una vita difficile, senza fissa dimora. Ma loro sono gli adulti, quasi casi cronici, ma sono molti ragazzi minori, spesso stranieri, che dormono all'addiaccio, senza prospettive. Tutte le settimane, noi dalle 6 alle 8 c'è uno spazio aperto dove insieme a noi ci sono degli educatori dell'ULS 9 eh, che, che ci affiancano, che, che ci aiutano a, a, ad accogliere queste persone. E le, insieme a queste persone vengono fuori i problemi: i problemi sono eh, in questo momento, adesso comincia il freddo, perché eh, d'estate non si sente questo problema, ma adesso che, che la temperatura cala, comincerà a crescere il numero. Noi abbiamo delle sere con una decina di persone a cui trovare alloggio. Difficile fare rete, anche in questo caso. Io credo che qua il problema non è l'amministrazione, il problema è che il cittadino a Treviso non vede. Cioè l'amministrazione non fa altro che, che, che rispondere a, a quello che la società è. E a Treviso eh, noi lo vediamo quando parliamo con i ragazzi, parliamo anche con i gruppi cattolici, gli scout e così. E sono tutti molto sorpresi di questa cosa qua, anzi criticano, criticano i, chi fa questa scelta, poi nel momento che li incontrano cambiano idea, ma non, non si, non, i cittadini non si rendono conto di quello che è la situazione. Ricordiamo che spesso non è affatto una scelta di libertà, anzi si dipende da tutti, si è vulnerabili e il desiderio è quello di normalità, un pasto sicuro, un lavoro e una casa dove poter ritornare. servizio che eh, avete visto e che era appunto raccontava brevemente la, la, la prima esperienza trevigiana della notte dei senza dimora Don Eddie diceva, Fabio diceva abbiamo fatto questo esperimento, questa, questo eventino voluto un po' dai parroci, voluto dalle parrocchie del centro come era nata l'idea l'anno scorso e poi in realtà quest'anno siete molto più strutturati e soprattutto la, la novità importante è che è nata questa famosa rete eh, che, che faticava un po' ad avviarsi l'anno scorso L'esperienza nasce dopo alcuni anni in cui siamo stati a vivere con i giovani di Treviso, un campo di servizio alla comunità di Sant'Egidio a Roma. E ogni volta che tornavamo, mi ricordo con Fabio ci chiedevamo sempre come riuscire a dare continuità a questa esperienza che è molto esaltante lì nel luogo. Perché, straordinaria poi sì, portarla nel Perché poi mettere i ragazzi, che ne so, in condivisione anche con <coughs> i senza dimore, con gli esteri comunitari, è sempre. Anche per loro una grande esperienza di ehm, conoscenza, umanità. di apertura, di umanità e anche di vissuto del Vangelo in maniera molto concreta. E allora eh, è arrivata questa opportunità, Fabio l'ha trovata, l'ha cercata, insomma in qualche maniera. E ci siamo detti perché no, perché non offrire anche a loro la possibilità di continuare quel filo splendido che è stato il servizio a Roma, anche a Treviso, quindi dove viviamo. Ed è cominciato con questi martedì, con gli aperitivi sociali, quindi andare nei giardinetti ad incontrare eh, i senza dimora o comunque queste persone che lì erano, per un momento di condivisione di conoscenza con qualche bibita, con qualche dolce condiviso insieme. E poi con questo tentativo di andare ancora più a fondo con questa notte di senza dimora che per noi è diventato un simbolo bello, un'emergenza in cui possiamo davvero fare tornare visibili coloro che tante volte sono chiamati gli invisibili. Certo, sono nascosti agli occhi dei più, anche se in realtà ci sono, Mettino. Fabio, questo è un dato di fatto l'anno scorso eravate nella parrocchia di San Martino, come avete visto nelle immagini, siamo in pieno centro quest'anno lì rimane un punto informativo dalle 5 più o meno del pomeriggio poi però vi siete spostati per la nottata a San Zeno nel quartiere di San Zeno Sì, questo fondamentalmente anche per un problema logistico perché l'anno scorso siamo partiti un po' in sordina e eravamo appunto quella ventina di persone, quella dozzina di persone si sono fermate la notte. Quest'anno i numeri, solo, solo nell'ultimo incontro di preparazione, eravamo 50 persone, quindi solo se si fermassero queste sarebbe difficile anche da, da gestire. Quindi abbiamo mantenuto il centro <coughs> San Martino perché è anche un po' il luogo del, per noi, per i giovani, delle attività di servizio, come segno e come anche sensibilizzazione, ci dei ragazzi che alla città diranno delle cose. Poi alle sette e mezza inizia la la notte vera e propria, ci si sposta a, a San Zeno che è dietro la stazione e, e ci saranno fondamentalmente tre cose, una è il, il, la cena condivisa, certo. ognuno porta qualcosa e si mangia insieme, la seconda cosa è, è, è la parte di, di ludica e ricreativa, ma è un momento di, dove si può parlare insieme, ci sarà della musica perché molti senza dimora... Eh, sono dei, dei musicisti visto anche nel e quindi mette, vediamo se riusciamo a mettere insieme queste cose. e Poi ci sono dei ragazzi giocolieri che anche loro faranno intrattenimento anche per i bambini perché hanno chiesto i bambini di pensare anche a loro. E poi, terza cosa, è la proposta della notte per chi vuole di portare il sacco a pelo, fermarsi lì fino alla mattina alle sette e mezza quando si, si sbaracca. E là dovranno un po' eh, imparare a dormire sui cartoni. Eh, certo. a, se, se, speriamo che non faccia freddo sperimentare di, 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 di persona sì, sì. quella che è la condizione dei, dei senza dimora proprio per questo e questo è un appello che, eh, che vi lanciamo non solo poi per il trevigiano ma anche per immagino sia una necessità che riscontrano anche le altre, sì. le altre città e le, le, le grosse caritas della città c'è bisogno di coperte per esempio e di sacchi a pelo ma soprattutto coperte perché poi queste persone eh, effettivamente il più delle volte dormono davvero in, sì, sì, noi, cercando di organizzarsi al meglio, ma all'aperto. Noi l'anno scorso, dopo la notte, eh, eh, la, il nostro spazio tutti i martedì è aperto due ore per guardarsi un film insieme, stare un po' al caldo durante l'inverno e abbiamo distribuito nei mesi dell'emergenza 200 coperte con i po'. Pochi, relativamente pochi, o, o tanti, dipende dal punto di vista. Noi abbiamo contattato tra i 30 e i 40 persone. A 33 persone eh, abbiamo dato anche del, del materiale per sopravvivere, e 200 coperte, perché comunque una coperta non basta perché la coperta si inumidisce e quindi ci sono queste attenzioni. Poi servono anche, la, la richiesta che ci fanno è zaini per okay. portarli perché altrimenti li, per spostarsi, li comunque... abbandonano, eh, certo. il trolli. Dove mangiano queste persone? Più delle volte mangiano so, a mensa della sì, Caritas, sì. Piuttosto, che dove... piuttosto che trovano in qualche maniera, chiedono l'elemosina, come cosa... Com vivono? Beh, c'è una possibilità a Treviso di usufruire della mensa sì, ci sono più, San Francesco, San Francesco, esempio, più possibilità spiosi, eh, oltre a quella comunale c'è quella dei fratti poi ci sono anche le suore insomma ci sono ecco, delle realtà che, che ci sono delle realtà questo, che certo, ritorno certo. al discorso di prima no? Il, non, essendo, non essendoci un forte coordinamento molti fanno e eh, certe volte anche in maniera mh, così scordinata l'idea è quella di coordinare e poi mh, solo nella mappatura delle, dei servizi abbiamo visto che ci sono Molte possibilità, e ecco, resta, restano scoperti. Per esempio, e la cosa interessante e anche divertente, non per, per loro, ma per noi, è che il, la domenica non, non c'è la mensa. Ah, sì. e, e quindi la festa per loro è un po' una fatica in realtà sì, un contrario sì. Don Eddy l'iniziativa è appunto un, un evento è, una, è un simbolo come diceva prima anche Fabio eh, per, per far sapere, per far conoscere per denunciare in parte ma soprattutto poi per far prendere coscienza per condividere c'è ecco, ehm, questa voglia di, di, di conoscenza e di condivisione o purtroppo ancora l'indifferenza l'individualismo prevale da noi credo che la riscontriamo molto presente nei, nei giovani, la voglia di conoscenza, la voglia di coinvolgersi e siamo anche contenti perché anche vediamo una certa voglia di cambiare il mondo, cambiare le cose. Se devo essere sincero, eh, c'è un po' di indifferenza invece tra gli adulti o mm. comunque i più anziani che, secondo me, non colgono bene l'opportunità di questi eventi, ma a volte li vivono con una certa insofferenza o, ritira... o anche timore, perché mm. ehm, magari capitava anche a me, prima di conoscerli, ehm, non sono così invitante alla relazione certo, queste persone. Certo. Quando ci entri dentro, assicuro... Il disagio non è mai facile da affrontare. Assolutamente, mai... però quando ci entri dentro in relazione, parlo per me, ma per Fabio anche per tanti gli altri ragazzi, è un mondo che si apre di storie, di vicissitudini, dove scopri che sono fondamentalmente dei feriti della vita. Dall'altra parte possono andare anche dei medici perché alcune loro parole hanno innescato delle guarigioni all'interno di chi sembrava, tra virgolette, sano. Quindi, credo che chi parteciperà o comunque chi ne avrà a che fare sicuramente tornerà a casa diverso da prima. Ah no. Chi dormirà fuori sicuramente. Ah no. <ride> Con, il <raffreddore. ride> Con il raffreddore. No, ci scherziamo su, però Fabio, si possono dare dei numeri anche sulla situazione, in questo caso Trevigiana, voi vi occupate dell'area dell Trevigiana e poi mi piaceva capire anche a livello istituzionale, insomma, che, quali risposte o non risposte ci sono. Allora, per i numeri è un po' difficile. Eh, perché, perché non c'è, eh, no, non, non siamo mai fatto una lettura. Certo, e... Non c'è una mappatura. Ecco, di... Sì, come coordinamento, adesso quel, quel tavolino, quelle due o tre volte ci siamo trovati, che abbiamo un po' condiviso i, i nostri numeri. I numeri sono che, per esempio, da noi. Noi abbiamo una quarantina di, di persone che conosciamo che saltuariamente trovano anche alloggio nel, nell'asilo notturno del comune, certo. ne, eh, in alcuni appartamenti, che quel, la cosa che abbiamo scoperto è che alcuni, alcune persone pagano. Eh, così liberamente il, uno spazio. E, ecco il numero per noi sono 40, ma la Croce Rossa ne ha un altro numero che molto spesso non sono gli stessi mm, mm. e quindi non lo sappiamo. Perché magari Partiamo. hanno altri canali o altre modalità di approccio e quindi il Sì, ma anche perché persone. sono in un altro spazio, noi siamo sì. in centro. La Croce Rossa è verso Sant'Artemio. E, e La Caritas ha, ha un bacino molto più vasto, che però riguarda un po' tutta la povertà, quella familiare, sì. quella. E, e quindi eh, eh, finora non, credo che ti dicevo prima che il 9 ottobre ci sarà, mm. eh, usciranno i primi dati sulla, sulla lettura quindi vedremo anche lì, eh, quello sarà un punto di partenza Dati che poi sono stati rilevati anche attraverso in parte attraverso il censimento Sì, sono partiti da, da quello stimolo anno. Sì, sì, sì e, ecco, e i insomma, numeri. Cercheremo di capire almeno un, un, minimamente la fotografia della situazione nazionale e poi magari regionale. Sì. E comunque non sono numeri da, da poco, voglio dire, sono numeri no, no, eh, consistenti. Ecco. Sì, è, è un problema anche perché poi le risposte sono, sono minimali a Treviso. Certo. Un po' perché il, il problema è, è che c'è stato uno nascondimento. E quindi uno degli obiettivi della notte era quella di, di, far, di, emergere. di far emergere sì. il problema. A Treviso mh, ci sono dei posti letto. Eh, il comune ha i, i posti letto nel, nel dormitorio, ci sono delle case per, per donne che per, prima, per una prima emergenza che, però sono, eh, in base anche ai numeri che abbiamo noi, sono insufficienti. Eh, L'idea è che non è detto che trovare una casa per tutti sia, sia la soluzione. L'esempio è che una parrocchia, due, due settimane fa, eh, c'era un, una persona che dormiva fuori l'androne. Dopo due giorni gli abbiamo trovato l'appartamento e il giorno dopo ha ridato le chiavi perché per lui era un po' troppo baccano. Quindi è. Eh, eh, non, la soluzione non è dare l'alloggio ma è costruirgli attorno una rete certo. e su questo… È... E dargli degli strumenti probabilmente per, sì, per sì. tornare ad essere autosufficiente. Una cosa, una cosa interessante è che quando i, i, i senza dimora vengono da noi il martedì abbiamo uno spazio immenso, mai ci hanno chiesto possiamo fermarci qui, abbiamo due ore di apertura, arrivano puntuali, escono puntuali, a loro basta… Sobri sobri arrivano quasi tutti allora basta però è eh, avere la possibilità di incontrare persone stare con noi chiacchierare quelle due ore scherzare e poi riescono loro... ci chiedono la coperta escono è quello il, 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 il mistero di, di queste persone certo Certo. Noi siamo quasi in chiusura, la nostra era proprio la voglia di intanto eh, invitare insomma, i trevigiani, in questo caso il 13 di ottobre, a darvi una mano, ad essere presenti e a condividere questa, eh, questa nottata. E poi il 17 vi ritroverete proprio nella giornata poi, eh, internazionale sì, sì. contro la, la povertà con questo coordinamento, quindi è di un po' l'auspicio è quello che davvero questo coordinamento eh, dia i suoi frutti, dia i frutti di una, di una collaborazione che ha gli stessi obiettivi. Ecco. Sì, desiderato, finalmente in attuazione, speriamo davvero che mh, sia per l'emergenza freddo, però anche per tante altre, perché evidentemente questo è solo un piccolo aspetto della certo. loro vita e vorrei ristolineare <coughs> che la relazione forse è forse il desiderio e il bisogno più grande che hanno e che abbiamo sia davvero di, di un'apertura di strada che effettivamente possiamo portare avanti. Anche perché ci siamo resi conti che a Treviso a livello di associazionismo e di volontariato ce n'è tantissimo è. ed è un certo, grande segno di speranza. Abbiamo sempre una delle province più, più attive. Quindi... Sì, non ci vantiamo però è vero. No, no, è vero e quindi che, insomma, mettiamo, mettiamolo in pratica. Barbiere un po' di foto che stiamo vedendo della, delle attività che fate sì, Insomma, sì. Con, con questi ragazzi. Lì è fuori dalla nostra ragazzi. sede, ecco qua ci sono i ragazzi che danno una mano a noi, che sono lì, che incontrano, scout. Eh. queste allora. sono le, le raccolte dei saccopeli delle coperte, c'è anche uno dei, dei ragazzi dei nostri gruppi che fa il barbiere, viene lì il martedì e, e taglia i capelli ai ragazzi, questo è il guardaroba di sotto un eh, albero, certo chiesa votiva. Ecco perché lo ecco. zaino famoso, eh, sì. eh, torna utile torna sì. utile, sono tutte piccole cose a volte che però a noi sembrano piccole, magari chissà quanta cosa, appunto quante cose buttiamo certo. e che invece... E ultimissima cosa per chi ha voglia di, di approfondire, intanto vi invitiamo nuovamente sabato 13 dalle 5 eh, in, di fronte alla parrocchia di San Martino proprio in centro eh, a Treviso e, e poi invece nel quartiere di San Zeno dalle 7 insomma in poi per tutta la nottata, questo è appunto il programma. E a chi si fa riferimento vi si può trovare su Facebook oppure alla, agli educatori della cooperativa, diciamo? Sì. No? Quindi chi ha voglia di approfondire o anche di dare una mano, anche poi in futuro può certo. fare riferimento a voi possiamo mm -hmm. dare questa indicazione insomma ecco bene io vi ringrazio grazie Fabio grazie Don Eddie, grazie davvero buon, buon lavoro buona nottata e magari avremo modo di raccontare poi com'è andata ci, certo. ci farebbe piacere grazie anche a tutte le associazioni e le realtà che fanno parte di questo coordinamento e che lavorano non solo per, questa, per questo evento ma poi per il percorso che ne seguirà grazie davvero e a risentirci presto quindi noi ci vediamo invece tra pochissimo con la seconda parte di Chiacchiere e Caffè Eccoci nella seconda parte di Chiacchiere Caffè, come sempre in diretta su Telechiara, noi cerchiamo di approfondire varie tematiche, oggi ci concentriamo su aspetti sociali e umani e dopo aver raccontato della notte dei senza dimora e quindi di un fenomeno eh, sociale che purtroppo è molto presente anche nei nostri territori ci occupiamo di un altro fenomeno eh, davvero sociale. Si potrebbe dire anche economico, ma è soprattutto sociale, ed è quello dei, eh, dei molti imprenditori che purtroppo negli ultimi mesi si sono tolti la vita proprio per cause legate in parte e soprattutto alla, alla crisi economica. Ne parliamo con Salvatore Federico della Filca Cisl del Veneto. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Salvatore è uno dei fondatori dell'associazione Speranza al Lavoro, che ha come eh, presidente Laura Tamiozzo, che è figlia di uno. Di un imprenditore che si è appunto tolto la vita dopo un periodo di, di crisi profonda della sua azienda eh, e probabilmente di un, di un vuoto che ha sentito creare attorno, attorno a sé e alla sua situazione. Laura, coraggiosamente, la scorsa primavera ha raccolto anche il vostro invito a fondare. Eh, diciamo la, la sezione veneta diciamo, di Speranza al lavoro. Ci vuoi raccontare che cos'è questa associazione per chi magari ancora non l'avesse mai sentita nominare? Sì, eh, brevemente. Eh, L'associazione, come diceva lei, nasce nel, nella primavera scorsa. Nasce grazie anche all'impegno della Laura Tamiozzo che oggi è presidente e di Flavia Schiavon che è la figlia di un altro imprenditore che si è tolto la vita, i due papà delle ragazze si sono tolti la vita nel giro di 15 giorni ed entrambi assieme ad altri purtroppo tanti troppi. Si sono tolti la vita uh, perché si sentivano soli, cioè perché, non solo per la solitudine, perché dovevano combattere una situazione di difficoltà economica, di crisi, dove nessuno riusciva a dargli una mano, oppure nessuno voleva dargli una mano, oppure nessuno li vedeva. Quindi, una delle cose che la Laura Tamiozzo, la presidente, continua a dire nel, nelle nostre riunioni è che con la nascita dell'associazione, eh, nessuno più si deve sentire solo, ecco, questo è, è quello che lei ha vissuto con suo papà ed è quello che lei vuole che eh, in seguito non, non succeda più. Certo. Il nostro è un, piccolo, è un piccolo impegno, una goccia uh, nell'oceano, uh, però uh, diciamo che oltre che far nascere un, uh, un movimento a livello, a livello veneto attorno Uh, a Speranza Lavoro, Speranza Lavoro nascendo in Veneto è diventata nazionale, quindi noi oggi riceviamo contatti da tutta Italia da tutta Italia, ovviamente prevalentemente in Veneto, e sono tutti contatti di aiuto. E poi c'è anche una, una forte anche disponibilità di dare una mano, di essere utili in questa crisi. E insieme a voi, l'Associazione dei Familiari delle Vittime diciamo, del Lavoro, la di Consum, ecco, inizialmente questa era la, eh, la rete accolta, soprattutto sulla spinta del, delle federazioni CISL, e eh, una rete che va però... Eh, sostenuta e allargata, no? perché Salvatore quello che dicevamo anche fuori onda era proprio che eh, uno degli obiettivi è quello di fare rete su, queste, su questo tema, su questo fenomeno, su questa situazione, perché poi la rete aiuta ad intervenire sì. in maniera più puntuale, più, più forte, anche più, più incisiva. Sì, effettivamente eh, noi abbiamo due, due urgenze che vediamo oh, come speranza al lavoro, come persone che, si, che stanno lavorando oh, in, in questo percorso. Cioè, una aiutare le persone, cercare di dare delle risposte eh, più um, immediate, puntuali alle persone che chiedono aiuto. E l'aiuto non è solo un aiuto psicologico, non è solo un aiuto della ricerca di un posto di lavoro, ma sono tante, tante, tante. A volte semplicemente anche essere solo ascoltati eh, per queste persone è anche eh, sufficiente. L'altro aspetto, oltre che l'aiuto, è quello di costruire una rete. Perché in una situazione così drammatica, eh, piccoli sforzi in giro, piccoli mattoncini in questo cantiere non aiutano. Noi dobbiamo fare in modo di prendere questi piccoli mattoncini e metterli uno sopra l'altro e, e costruire assieme una rete in Veneto che possa essere di esempio anche a livello nazionale, perché tutto quello che stiamo producendo a livello nazionale per quanto riguarda l'aiuto ai familiari delle vittime della, della crisi, che sono eh, imprenditori, ma voglio sottolineare anche molti, ahimè purtroppo tanti lavoratori, che, eh, si sono tolti la vita eh, perché vedevano oh, finire il loro percorso di eh, ammortizzatore sociale, di cassa integrazione. Un, un cinquantenne un ben in, eh, ricordo, che eh, vedendo finire il percorso ha scritto una lettera dicendo: Io ho finito la cassa integrazione, dove vado a 50 anni? Chi mi vuole? Ecco, Tutti eh, questi disagi. L'unico modo che noi possiamo cercare di, di, di aiutare nel modo migliore è quello di fare rete. Noi l'abbiamo già fatto, stiamo uh, già lavorando molto bene con la, con la Caritas del Nord-Est, stiamo lavorando molto bene con qualche associazione imprenditoriale. Ecco, vorremmo sempre di più mettere insieme le, le energie, le risorse e, e cercare di dare una risposta assieme a, al nostro territorio e anche a livello nazionale. Il 10 settembre scorso si è celebrata la giornata internazionale contro il, eh, per la prevenzione al suicidio e tra l'altro dopo un inizio di anno dove davvero Salvatore i casi erano stati molti e molto ravvicinati anche, anche in Veneto ma poi anche a livello nazionale, poi c'era stato qualche mese di eh, tranquillità, pensavamo che il fenomeno fosse concluso o comunque che fosse scemato, in realtà purtroppo la settimana scorsa abbiamo avuto eh, tre casi in Veneto. anche in in questo caso, ravvicinati, che hanno riportato davvero drammaticamente alla ribalta questo, questo problema, che dicevamo è un problema economico sicuramente ma diventa assolutamente un problema sociale ed è, questo che, eh, ed, è, ed è su questa attenzione che voi volete puntare naturalmente. Sì, purtroppo ecco, oh, noi ancora prima del periodo estivo in qualche occasione, eh, non sottoscritto ma il nostro responsabile scientifico eh, professore universitario che ci segue appunto su tutte queste dinamiche l'aveva in parte previsto dicendo che dopo il periodo estivo cioè, alcuni, nodi, eh, eh, delle... alcuni nodi arrivano al pettine purtroppo <ride> Sottolineo purtroppo così sta avvenendo. La mia speranza è che si fermi, che si fermi qua e chi ha bisogno uh, provi a contattare eh, a contattarci eh, eh, oppure sentire altri. Ecco, uno dei grossi problemi è che le persone che hanno uh, bisogno uh, spesso non sono loro a chiamare. Spesso è la moglie, è la figlia, eh, sono uh, spesso le donne. In questa vicenda ci serve molto da riflettere perché la disponibilità a contribuire, a far nascere speranza del lavoro, è nata da donne. Certo. Chi eh, sottolinea la crisi e chi ne vuole venire fuori, chi ha il coraggio di chiedere aiuto, sono le donne. Ecco, eh, io invito tutte le donne che, che ci ascoltano, le mogli, eh, le figlie, ad aumentare ancora uh, l'impegno, ad aiutare a non farsi problemi su, quest, uh, su questi aspetti, perché poi quando meno ce, uh, ce l'aspettiamo il, uh, il dramma è sempre dietro la porta ecco. noi vogliamo essere disponibili però abbiamo bisogno di avere uh, tante antenne sul territorio e anche nelle e famiglie. E soprattutto di fiducia ecco, che le persone abbiano fiducia in una realtà che è veramente pronta a sostenerle e ad aiutarle tra l'altro si parlava di rete, si parlava della collaborazione con le Caritas del Nord-Est, con le associazioni di imprenditori, eh, poi avete avviato delle, degli accordi anche con l'Ordine degli Psicologi, per esempio, con l'Agenzia delle Entrate, ecco, in quali modalità? In quali... Sì, eh, in, tutto questo, questo impegno eh, ovviamente ci porta a lavorare e eh, ad operare in una situazione veramente drammatica, però ci sono delle cose che poi a, a fine giornata eh, ti rendono anche. Eh, eh, la giornata più, no, uh, più piacevole, cioè. se vogliamo. Perché trovi sia dalla si parte della speranza, ti danno speranza, sì. Mm. E, e trovi, per esempio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che spesso viene vista come quella che. È, senza che penalizza pietà, senza pietà senza eccetera, che è, è stata disponibile è stata disposta a fare un, con noi una convenzione che vuol dire mettersi in rete con noi vuol dire che in certe situazioni particolari non è che noi gli si fa pagare le tasse alle persone si accompagnano si aiutano a pagare il dovuto e quindi l'agenzia delle entrate è, è stata disponibile e l'abbiamo messo anche sul nostro sito c'è il link appunto dell'agenzia delle entrate e quindi questo è stato un primo, un primo risultato del dopo periodo estivo poi abbiamo oh, fatto oh, l'altra convenzione con eh, l'Ordine dei Psicologi del Veneto, ecco, che ancora una volta voglio ringraziare, perché eh, è stata veramente una cosa partecipata, cioè un uh, accorrere di solidarietà. Voglio solo citare un dato. Dopo la convenzione abbiamo comunicato che c'era appunto questa convenzione che dà dei benefici a chi vuole ricorrere ci si sì, delle certo. agevolazioni e hanno aderito quasi 300 prima del periodo estivo, adesso non ho aggiornamenti, ma prima del periodo estivo, nel giro di 15 giorni, hanno aderito quasi 300 psicologi a questo percorso. Che vuol dire prendere meno soldi? Meno euro per quanto riguarda uh, le sedute eh, e gli interventi che loro fanno, però hanno dato questa disponibilità. E questa cioè. è una delle cose che dà ancora no, una volta chiedere, speranza. No? Sì, eh, noi siamo riusciti a mettere in rete questa disponibilità all'Agenzia delle Entrate, stiamo lavorando ancora sulla borsa lavoro, cioè mettere, cercare di mettere in rete eh, lavoratore e impresa, almeno quelle poche che assumono, e eh, cercare di dare una formazione ai primi per riuscire poi dopo a collocarli perché il problema non è solo medico, il problema è anche di lavoro e per è quanto concreto, riguarda l'agenzia è concreto, ci manca il grosso pezzo che ci piacerebbe, abbiamo ragionato tanto con la Caritas del Nord-Est, ci piacerebbe costituire un fondo di garanzia, perché poi il eh. problema per le famiglie che sottolineo, siamo passati da un disagio della crisi, cioè mancanza di occupazione, mancanza di risorse, la famiglia con un forte disagio, siamo, siamo arrivati, ahimè, stiamo andando sulla strada della disperazione. Ci sono situazioni richieste che vanno dalla bolletta. Eh, vanno Quindi proprio da. Di imprenditori c'è cioè più allargato il discorso. Sì, il, la, la, le problematiche sono molto, molto allargate, noi ovviamente non è, eh, il nostro impegno non è solo nei confronti dell'imprenditore, certo. ma è nei confronti del mondo del lavoro e, e poi il, il bisogno che si sta allargando anche nelle famiglie, stiamo cercando anche di coprire a 360 gradi tutti questi aspetti. Ripeto, nelle famiglie che eh, spesso si ritrovano, le donne si devono far carico con lavoretti, mantenere la famiglia perché spesso il marito è a casa e spesso si, il marito, oh, in questi casi, ricorre ad alcol eh, alle dipendenze. Di e noi, grazie alla convenzione che abbiamo fatto mm. con l'Ordine Psicologi, diamo anche delle risposte a tutta la questione certo, del disagio supporto. che purtroppo stanno aumentando fortemente, cioè con la crescere della crisi, non vedendo eh, lumicini. Uh, nel futuro e eh, quindi aumenta la disperazione Il disagio anche il perché disagio. insomma il gesto estremo... Che, che, ai quali abbiamo assistito ce ne sono e, ed è veramente un, 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 ultimo, un ultimo grido sì. d'allarme. Però ci sono tutta una serie di reazioni eh, sociali eh, intermedie che vanno appunto trattate, vanno affrontate, vanno sostenute. Eh, ci, ci spieghi un po' meglio questo fondo, mh, come state lavorando per realizzarlo? Per, noi stiamo, per ottenerlo, noi stiamo chiedendo, ancora, ecco, rendendoci conto ovviamente che da andare uh, all'amministrazione pubblica oggi eh, sarebbe solo che perdere tempo nel senso sì. che non ci sono risorse e sappiamo tutti come le condizioni. Eh, ovviamente nel privato non è che abbondano, però oh, sono convinto che quel poco che si può fare la gente è disponibile a farlo. Tant'è che nei nostri contatti spesso riceviamo oh, qualche telefonata, qualche disponibilità dalla semplice casalinga all'artigiano all che vuole mettere a disposizione delle risorse. Noi vorremmo costruire questo fondo anche con l'aiuto delle banche. Ecco, spesso eh, diciamo, si critica le banche. Ahimè, spesso ha ragione anche. Secondo me in questo caso le banche anche del nord-est oggi potrebbero avere anche un'occasione di riscatto. Assieme eh, alla Caritas, noi con le banche, con la supervisione che decideremo assieme, potremmo costruire un fondo privato dove si può dare delle prime risposte a questa gente. E questa gente solo dal fatto che ti chiede dei soldi è, è un'umiliazione mica certo. da poco. C'è cioè, un padre di famiglia che... che che dice io non ho soldi, i, i miei figli andare a scuola faccio fatica, eccetera, e sono dei, delle cose veramente drammatiche, ne senti tanto dopo alla fine eh, le vivi un po' tutte e vorresti aiutare un po' tutti quindi se mettiamo insieme le disponibilità le poche disponibilità che ci sono assieme potremmo farcela anche in questo caso per chi in questo momento stesse ascoltando e fosse interessato possiamo dire di contattare o Speranza al Lavoro c'è cioè un sito Speranzalavoro.it, che potete assolutamente consultare o la caritas di riferimento del proprio territorio che magari poi è in rete appunto con questa realtà possiamo però dire Salvatore che un fondo del genere è davvero un fondo per le emergenze tra virgolette poi a livello strutturale bisogna lavorare davvero su una società che sappia accogliere questi problemi e dare magari delle risposte se non eh, risolutive ma delle risposte per iniziare un percorso di uscita da una situazione di difficoltà. Sì, e lei ha perfettamente ragione. Il problema è che si tratta di venirne fuori nel miglior modo possibile da questa eh, terribile crisi che è una crisi economica, una crisi anche di valore, cioè una profonda crisi che stiamo vivendo. Eh, ci sono i giovani allo sbando, ci sono i meno giovani, quelli che perdono il posto di lavoro disperati. È evidente che con questo fondo, con il nostro impegno, non risolveremo, eh, ma magari fosse così, eh. siamo coscienti che una goccia nel mare. Il problema è che ancora una volta aspetterebbe la politica a creare quelle condizioni minime di, di poter eh, mettere in moto il paese, però ahimè qua è un po' un'altra discussione perché noi siamo immersi. In una crisi come in tutto il mondo, però noi ne soffriamo molto di più per il semplice fatto che abbiamo tre o quattro zavorre, che uno è il debito pubblico, ah, sì. l'altra è in discussione questi giorni, speriamo che si faccia qualcosa. È l'alta corruzione che ci mette tra gli ultimi paesi, paesi nel mondo. E poi c'è il problema della giustizia. Cioè nel senso che un'impresa che vanta dei crediti per poterli avere. Aspetta 10 anni, 15 e c'è non fa. Nessuna nessun'impresa uh, può venire ad investire sul territorio nazionale a queste condizioni. Diciamo che non ci sono le condizioni generali per dare una svolta davvero importante alla situazione e alla condizione che stiamo vivendo e quindi il, la società civile deve in qualche maniera rimboccarsi le maniche e cercare di autosostenersi. Questo è un po'... Diciamo un po' oh, deve un po' trainare la politica, perché mm. se noi stiamo qua a criticare. Ce ne sono sì, tanti motivi. per basterebbe perché basta, basta riferire quello che mi diceva una signora che diceva che ci, ci hanno tagliato i servizi eh, minimi, eh, l'assistenza, eccetera. Nel frattempo aumentavano i, i contributi ai partiti. Cioè, ce ne sarebbe. Il eh, problema è sì, sì, che non, non andiamo non, da non nessuna usciamo, parte e eh, dobbiamo trainare la politica perché poi dopo non facciamo altro che aiutare noi stessi Senti ehm, Salvatore eh, avete avuto centinaia di contatti e di richieste di, di sostegno e di aiuto posso sinteticamente perché poi siamo quasi in chiusura chiederti però di cosa davvero hanno eh, bisogno eh, subito queste persone quando vi chiamano l'ascolto è, è forse proprio la è, cosa l'ascolto oh, potrei citare casi di persone dopo 20 minuti al telefono che magari rintracciano il, il mio numero, il numero dei colleghi eh, perché sennò altrimenti c'è un, uh, un, uh, uno staff apposta di psicologi che ricevono le, uh, le chiamate però da, dai dati che noi abbiamo la prima cosa è l'ascolto, la seconda cosa è bisogno di lavoro e quindi in questa situazione Ma, magari... è, la è la questione economica. È chiaro, se non si risolvono questi scatta uh, il problema uh, medico, però la, il problema più grosso che noi vediamo è nei giovani, è nel senso che spesso le famiglie vedono questi giovani che eh, non riuscendo a trovare lavoro, essendo precari, fanno molta difficoltà e, e la famiglia tutta va in tilt. Mm tutta la famiglia. Noi abbiamo anche un, un caso di giovani che per esempio alla festa di Halloween, parlandoci assieme hanno sponsorizzato e sponsorizzeranno Speranza Lavoro, quindi alla loro festa di centinaia di giovani raccoglieranno soldi per Speranza Lavoro cioè questo al di là della raccolta di risorse è un segno la di speranza cioè che vuol dire che i giovani non pensano solo al divertimento e quindi pensano anche a, a al loro futuro al loro presente certo Salvatore siamo in chiusura noi ricordiamo il sito speranzaallavoro.it, dove si trovano tutti i contatti per mettersi eh, in, in relazione con, con voi per chi ha idee per chi ha risorse per chi ha la voglia di dare una mano e, e davvero che questo sia comunque un, un punto di riferimento per chi in questo momento è in difficoltà imprenditore o lavoratore o familiare che sia eh, perché davvero non, non si senta solo questo ci sembra la cosa più importante da, da far passare anche in questo nostro Brevissimo intervento. Va bene, grazie, grazie, a voi, grazie, grazie a voi, grazie Salvatore Federico, filca Cisle del Veneto, speranzaallavoro.it, è davvero il sito che vi diamo eh, se eh, foste interessati a collaborare, ma anche se invece foste in, in difficoltà e aveste voglia di parlarne con qualcuno. E grazie per essere stati con noi, siamo in chiusura. Chiacchere Caffè torna domani, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Night. when they